cala il sipario sulla nuova edizione del Fasano Fish Festival il 31 agosto e il 1 settembre a Torre Canne. La kermesse organizzata dal GAL Valle d'Itria si concluderà con due ospiti d'eccezione, Carmela Vincenti e la Rimbam Band. Numerosi gli eventi in programma nel corso della due giorni, come laboratori per bambini, musica e teatro per turisti e residenti. In particolare le attività incentrate sulla valorizzazione del mare e della pesca sostenibile si svolgeranno al Faro di Torre Canne. Il 31 agosto alle ore 18 con Mira il Mare, laboratori creativi di lettura animata gratuiti per bambini dai 4 ai 13 anni. Alle ore 20 si proseguirà con un incontro di approfondimento su alimentazione, ambiente e tradizioni. In chiusura della prima giornata, Il Mare racconta, letture dell'attrice e autrice Carmela Vincenti, accompagnata alla fisarmonica da Gigi Carrino. La seconda giornata, venerdì 1 settembre, al via sempre alle 18 con l'attività Mira il Mare. Si concluderà poi la giornata con il grande spettacolo della Rimbam Band, che dalle 21.30 proporrà al pubblico un mix di musica, mimo, clown, tip-tap, teatro di figura, fantasia teatrale e parodie. È l'occasione per discutere delle problematiche connesse al mondo della pesca. E quindi un'occasione per riflettere anche sul futuro. Noi in questi anni abbiamo molto lavorato per cercare di migliorare le condizioni di lavoro dei pescatori, abbiamo riqualificato il molo di Savelletti, stiamo per riqualificare il molo di Torre Canne, i lavori partiranno prestissimo e soprattutto abbiamo ricevuto la buona notizia della conclusione dell'iter amministrativo per il dragaggio di Savelletti. Nei prossimi mesi ci sarà la gara d'appalto e finalmente il porto di Savelletti sarà dragato e quindi reso ancora più funzionale per le attività connesse appunto al mondo della pesca.